Ciao a tutti ragazzi e ragazze, allora benvenuti sul mio canale. Oggi andremo a fare un make up perché ho messo il maglioncino questo qui della... vediamo se riuscite a vedere. Questo qui di Natale, guardo di là perché ho la televisione quindi mi riesco a vedere. Ho messo il maglioncino questo qui di Natale e volevo fare un video proprio truccandomi con colori, con il blu eccetera eccetera. Spero di essere messa a fuoco così. Comunque andiamo a fare il make up. Allora, prima di tutto metto il burro cacao. Io sto utilizzando quello della Essence. Questo è l'essence, oltre il profumo, mi piace tantissimo perché mi piace la morbidezza sulle labbra, mi piace. Poi, allora, super giù i passaggi li avete già visti in altri video, adesso metterò un correttore sugli occhi che io utilizzo come primer. A me il primer dura sinceramente tantissimo, anche se metto un correttore qualsiasi. Infatti questi correttori io li utilizzo di più così, in questa maniera. Ovviamente li applico con la pugna. Con la pugna, perché di norma si chiama spugna, ma io la chiamo pugna, bagnata. Io ho lavato le spugnette ieri perché avevo fatto un make-up e vedete che questa si sta tutta smangiucchiata. Guardate. Si sta rovinando tutta, però siccome io la utilizzo proprio per il make up, cioè per applicare il correttore o primer che sia, quindi anche se un po' toccata, nel senso che si sta rompendo, non mi interessa tanto, la devo utilizzare per questo. Poi di solito opacizzo il viso con un ombretto in crema, utilizzo sempre i soliti prodotti, li troverete scritti giù nell'info box, perché io vi scrivo sempre tutto per non essere sempre ripetitiva a farveli vedere, così anche se non si vedono le scritte e tutto, li troverete giù nell'info box, siete più tranquilli. Utilizzerò questi due ombretti di Catrice, che sono un color borgogna e un taupe, quindi un grigio. Aspettate che vi faccio vedere aperti. Sotto vi scriverò i nomi, non li avvicino, solo ve li sto avvicinando soltanto per farveli vedere. Poi sotto troverete i nomi. Questi sono i colori dei due ombretti. Allora, utilizzerò questo viola proprio per sfumare il tutto. Io di norma lascio l'occhio aperto e metto direttamente sopra l'incavo dell'occhio, quindi questa parte qua, perché gli dà la profondità che serve per aprire l'occhio e dargli la giusta sfumatura, diciamo. Allora, adesso utilizzeremo il grigio per dargli proprio qui, proprio alla sfumatura, per dargli più sfumatura all'occhio, e lo metterò direttamente proprio nell'incavo dell'occhio, molto più vicino, in base a come abbiamo messo il color malva, diciamo, malva viola. Lo metto fino a metà occhio, non faccio tutta la palpebra come ho fatto con il viola o borgogna. Adesso metterò questo ombretto di Essence, questo qui, che è della Melted Chrome Eyeshadow. Questo è il colore, molto molto bello, e lo applico adesso proprio sulla palpebra. E va bene, dobbiamo tossire ogni 5 secondi, tossiamo. A me piace tantissimo questo ombretto,
La cosa che mi piace è che è molto molto cremoso. L'applicazione la potete fare sia con il pennello che con il dito, ma io sinceramente preferisco il pennello perché mi piace di più. Poi aprite l'occhio. Quando aprite l'occhio andate proprio alla fine, diciamo, che toccate, diciamo, la palpebra come si dice, per sfumare meglio l'ombretto, per non avere una traccia tipo troppo netta, che a me non piace. Quindi io cerco di sfumarlo con il residuo, diciamo, dell'ombretto nel pennello, per non dargli come si dice, lo stacco netto, che a me non piace. Quindi metto l'ombretto e poi con la rimanenza lo sfumo. E in caso se diciamo, non vi viene bene, utilizzate un pennello e sfumate. Non so se si vede la differenza. Anche quando chiudete l'occhio si nota che è sfumato bene. Vado a fare l'altro occhio. Allora, adesso io volevo mettere una matita all'interno dell'occhio, ma non la solita nera, ma volevo mettere questa qui di Essence, che è la lip liner, la Long Lasting Lip Liner, la 07 Plum Cake. E la volevo mettere proprio all'interno dell'occhio per far uscire di più il malva che ho messo sull'occhio. Ditemi ovviamente cosa ne pensate, se vi piace di più l'effetto col nero o con questa. A me piace tantissimo. Mi faccio sempre il solletico. Allora, adesso prendiamo le ciglia perché andremo a mettere il mascara. Io piego sempre le ciglia, sempre. Sempre, 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 sempre. E poi metto i due mascara di Essence. Uno è quello bianco, che dà il volume, e poi ho il mascara nero Youbert You Better Work. Mi trovo bene con tutte e due, sinceramente mi strapiacciono. Ottimo, ottimo acquisto. L'unica cosa, quando utilizzate questi mascara, io prima cosa facevo gli occhi, poi facevo la base e poi applicavo il mascara. Si seccava a velocità inaudita, quindi lo dovete mettere quasi subito. Potete aspettare qualche secondo, ma poi lo dovete subito mettere, perché sennò. Questa è l'applicazione delle ciglia, cioè delle ciglia, del mascara. A me piace tantissimo. A me questo mascara piace tantissimo, ve lo consiglio, è ottimo davvero. Adesso andremo a fare la base. Iniziamo col mettere la mia solita crema, che è qua, incastrata. Il mio solito primer. Allora, come crema metterò questa qui della Saponaria, che è al mirtillo. Si chiama mirtilla, scusate, si chiama crema viso mirtilla, ed è un'ottima crema, molto nutriente. E poi metterò il Body Work di Essence, il primer. Io con questo primer, l'ho messo qua, con questo primer mi trovo benissimo, veramente. Come fondotinta, utilizzerò un fondotinta leggero, perché non ho molte cose da nascondere, poi
mi sto truccando così tanto per andare a casa di mia mamma a prendere il caffè, e perché diciamoci, certe volte mi piace truccarmi, mi rilassa un pochettino, e quindi metterò il face and body di MAC, che sarebbe questo. E essendo che non voglio tanta coprenza, nel senso così semplice, tanto per. Sembra scuro, ma è il mio colore identico. Fate sempre il collo, perché anche se il colore è lo stesso identico, certe volte anche in base alla luce dove siete vi dà quella differenza che. Metterò la mia solita cipria, perché la devo finire e perché è quella che utilizzo sempre, ed è questa qui della Elf. Io utilizzo sempre la cipria in polvere, anche se ho una pelle secca. Io ho una pelle mista che va sul secco, ma utilizzo la cipria in polvere perché mi ci trovo benissimo. Io faccio un baking abbastanza veloce. E non molto, io presso di più il fatto di aver messo il correttore, quindi gli do una pressione con la cipria. Non ho messo il contorno occhi perché l'ho sceso sotto, me lo sono dimenticato, e quindi non ho messo il contorno occhi, però ovviamente essendo anche una pelle abbastanza matura, ho cercato di mettere abbastanza crema, e anche il primer l'ho passato proprio più volte. Adesso metterò il borgogna, malva, quello che volete. Lo metterò anche nella rima inferiore, quindi qua sotto. Proprio da incorniciare tutto l'occhio. Non metterò il grigio, lascerò soltanto questo colore perché mi piace di più. Per me già va bene così. Metto il mascara. E per quanto mi riguarda, gli occhi sono finiti. Devo soltanto mettere scusate, qualcosa all'interno proprio per dare luce, ma per me gli occhi vanno bene così. Adesso tolgo la cipria in eccesso e vado a mettere la cipria, sempre la solita, su tutto il viso. Io adoro questa cipria perché mi fa una pelle fantastica e a me piace. Allora, io non ho molte imperfezioni sul viso, a parte il naso, quindi mi strapiace. Non lo so se vi capita anche a voi, se avete tipo un sacco di pennelli e utilizzate sempre gli stessi. Non lo so, non me lo dite perché non lo so. Allora, utilizzerò un blush volevo utilizzare un blush di Colourpop, ma non lo vedo qua, l'avrò messo da qualche altra parte. Però utilizzo un blush di The Balm, e tanto con lui non lo utilizzo. Utilizzerò Frat Boy, che sarebbe questo. Vabbè, lo faccio vedere da vicino. Questo. Sono i blush fatti con il pegagino di carta. E questo è il colore. È un color carne, abbastanza leggero. Volevo qualcosa di, essendo che non devo uscire, volevo qualcosa di semplice. Io utilizzo spesso le solite cose, ma perché preferisco smaltire alcuni prodotti. Poi quando mi trucco giornalmente, nel senso che tipo esco e non faccio il video, molto spesso utilizzo altri prodotti e mi dimentico di fare il video.
Ora proprio perché è una cosa così, ho tempo, è presto, in base all'orario del caffè, quindi vi faccio il video. Come illuminante, visto che ho preso il De Palm, vorrei prendere il De Palm. E io ho Cindy Lou, che sarebbe questo. Cindy Lou. Mia sorella impazzisce per Melu, ma non l'ho ancora trovato. Questo è il packaging esterno del prodotto, è bellissimo. E questo è il colore. A me Mary Lou non piace perché è molto dorato, invece questo, essendo più rosa, mi piace molto di più. È un illuminante molto molto pigmentato, quindi ci dovete andare con i piedi di piombo. Adesso non lo so, mettiamo sempre questo come illuminante, come punto luce, come gingillo per finire, che ovviamente, come dice sempre Fabiana, dobbiamo dare un punto luce per illuminare. Dove andiamo, dobbiamo illuminare la stanza. Metterò sia questo che un altro che adesso vi faccio vedere per dargli proprio un punto luce, che è un ombretto di Kiko. Questo è l'altro. Un ombretto di Kiko. Questi qua così, questi. Ovviamente prenderò quello chiaro. Adesso vado a controllare cosa mettere sulle labbra e torno subito. Metterò Romanticizer di Nabla e metterò anche la sua tinta. Adesso andremo a spruzzare lo spray fissante. Il make-up è finito. Bene, il make-up si è concluso. Questo è quello che ho realizzato per voi oggi. Spero che vi piaccia. Mi potete dire benissimo se l'abbinamento tra labbra e occhi vi sia piaciuto. Scrivetemi ovviamente un commentino, qualsiasi. Mi potevate anche dire che ero sporca. Ok, va bene. Niente, che dirvi, ragazze, a me piace tantissimo, mi piace l'abbinamento dei colori, mi piace tantissimo come mi sta sul viso, i miei occhi ovviamente, diciamo, in base ai colori, spiccano molto di più e quindi è una cosa che gradisco tantissimo perché, diciamo, il punto d'Achille, il tallone, no? Per me, siccome per me il tallone d'Achille sono i miei occhi, quindi io punto molto, diciamo, sugli occhi e credo che sia un bel risultato. A me piace tantissimo. Ditemi cosa ne pensate, io vi aspetto ovviamente numerosi nei commenti e niente, che dirvi di più. Se vi è piaciuto il mio video, commentate e come vi dico sempre, se vi è piaciuto il mio video, spolliciate e se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!